Oggi sono qui perché vi devo parlare di qualcosa di importante. Mentre io mi trasformo in componente di una qualche tribù ancora sconosciuta, voglio parlarvi di clickbait. Madonna cara, con questa faccia lo vogliamo fare? Sì. Così posso scrivere: sono diventata la mummia. Clicchi e c'è sto io che semplicemente divento Malgioglio perché mi faccio sempre i capelli così. Ah, è finito. Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Mi ero dimenticata la intro. Premesso che... Perché dobbiamo premettere certe cose. È buono in questo mondo premettere. Allora, si parla sempre solo di titoli clickbait, acchiappa views, roba che talmente tanto ci stanno andando a fissare le persone che... Sì, ho il nuovo tatuaggio, ok? Sta andando. C'è stato un periodo su YouTube, e ancora non credo che sia proprio propriamente finito questo periodo, che tutti erano alla ricerca dei titoli acchiappa views, quindi clickbait, per poter andare ad aprire il video e scrivere sotto: ha! Clickbait! Ah, però ci hai cliccato. Quindi vuol dire che funziona. Mettere un titolo accattivante per far sì che le persone entrino nel tuo video è normale. Siamo su YouTube, le persone devono aprire i video, se no che ci stiamo a fare su YouTube? Quindi sì, però così sembrerebbe che io sono a favore del clickbait. E invece, io sono a favore dei titoli accattivanti, quelli che ti fanno dire: ma sai che cosa c'è? Che io questo video me lo vedo! Perché sembra figo, dalla copertina, dal titolo. Sembra figo, mi può interessare, lo vedo. Ma quand'è che i titoli acchiappa views non mi vanno bene? Prima di tutto quando ci sono canali che fanno solo quello. Quindi ci sono canali che praticamente non hanno nessun contenuto, ma quando vi dico nessuno, vi dico nessun contenuto, e mettono titoli acchiappa views mentre vedi, che ne so, vi faccio un esempio. Entri in un canale dove leggi un titolo acchiappa views in una maniera allucinante che dici: wow, tu sarai una squadra antimafia, sarai che ne so, del TG.com, sei una giornalista provetta, perché vi ricordo che i titoli clickbait sono più che altro partiti dal giornalisti. Sono i giornalisti quelli che fanno le super copertine: uomo uccide la donna su un piede solo mentre la coltellava con l'altra mano. C'ha tre mani, oh mio Dio, alieni, oh, scappiamo tutti. E ciao, addio, stiamo scappando tutti. C'è anche un'apocalisse zombie nel frattempo. Ma da che mondo è mondo si fa questa cosa, ragazzi? Il problema qual è? È che io non vedo troppo YouTube come un qualcosa di così tanto artefatto. L'importante però è che sei anche onesto, nel senso, ci sono dei canali italiani che, per esempio, hanno deciso di essere vlogger e quindi mostrano la loro vita, però è una cosa reale, lo dicono. Ci sono alcuni canali, non so se in Italia ci stanno, parte del mondo sì, che sono dei vlog, ma c'è scritto tanto sotto la descrizione: ragazzi, questi sono vlog artefatti finti, ma fatti per intrattenimento. Magari le persone che fingono di essere sposate magari non stanno nemmeno insieme. È intrattenimento, ci sta, va benissimo che ci sia. E per esempio uno dei più grandi youtuber in questo periodo, non faccio nomi, in America mette solo video clickbait, però cavolo, poi apri il video e rimani: wow, che figata! Cioè, a parte che ti possa piacere o meno il contenuto che mette, però tu clicchi, è vero, perché è clickbait, però dopo ti ritrovi una figata davanti, e se anche non ti piace il contenuto, comunque è stato ben fatto. A me mi scoccia aprire un titolo clickbait, cioè mi scoccia aprire un video con titolo clickbait che non solo non ha appunto quello che permette, perché poi c'è il extra clickbait. Una cosa è che io scrivo, che ne so, Lara fa un disastro per terra. Vi scrivo: oh mio Dio, che disastro! E ci sto io così. Però poi cazzarola, lo vedi che c'è un disastro per terra. C'è sta, non è che non c'è sta, c'è sta, non c'è sta, c'è sta, non è che non c'è sta, c'è. E invece se tipo: oh mio Dio, io sto incinta, apro il video, danna regà, quante patatine mi sono mangiata oggi, mi sento incinta, boom, ficchiamo incinta nel titolo. Perché? Perché? Se in futuro lo farò, vorrà dire che o mi sono sbagliata, o qualcuno mi ha dato qualche droga, o volevo fare un titolo acchiappa views. In realtà è molto difficile parlare di questo argomento senza poi venire giudicati sotto, perché molte volte i miei video vengono presi per clickbait quando magari non lo sono, o quando magari lo sono stati apposta. Per esempio, nuda è un titolo ovviamente acchiappa views, dove nel video sono davvero nuda, ma ovviamente non si vede, e lì potresti dire: ah, clickbait. Sì, è vero, però appena apri quel video ti dico delle cose molto importanti che volevo che arrivassero a tante persone. Quindi in realtà, quando è che il clickbait va bene, quando è che non va bene? Nel senso, perché io sono la prima che, se mette dei vlog giornalieri, cioè dei vlog casalinghi, ti dico: vabbè, sì, apri il video, mi fa piacere, cioè mi fa quel tot di views, dal più che altro le tesorine più strette, va benissimo. La vera tesorina non si perde nemmeno un video.
Però se ho un video, che ne so, un pochino più articolato, dove parlo di qualcosa di più profondo, dove voglio comunicarvi qualcosa di importante o qualcosa, ci sta che faccio il video con il titolo clickbait, che vuol dire che è semplicemente un titolo più succulento degli altri. Che poi c'è da dire pure una cosa: io i titoli clickbait non li so fare, non so brava a mettere titoli, cioè è una cosa che veramente fa ridere. Non lo so fare, non ci provo, ma non lo so fare, non lo so fare, è un mio limite, ma regà, veramente io non lo so fare. Non so se questo discorso sarà stralunato, stupido, boh. Non so se sto dicendo qualcosa di sensato oppure no. Cazzarola, non vedo più i colori, vi giuro, mi sembrano tutti uguali in questo momento perché sono allucinata da sta luce. Ripeto, non so se questo video avrà una qualche utilità, probabilmente no. Però, dato che moltissime volte mi viene detto: ah, fai i video clickbait, anche non tantissimo perché, ripeto, non sono capace. Però quelle poche volte che mi è stato detto, di solito ho dovuto spiegare: ehi, bel giovine, tu che mi hai chiamato clickbaiter, esiste? Boh. Sappi che quella parte del video in realtà c'è. Se ti dico che mi sono mozzata un dito, vuol dire che c'è. E quindi va a vedertelo tutto il video prima di dire che è clickbait. Grazie, zii. Grazie. E quindi sì, di solito non faccio clickbait pesante. Posso fare appunto un titolo accattivante, figo, che ti fa aprire il video, ma titolo clickbait proprio no. Che poi adesso con la nuova politica di YouTube, oltretutto, che non puoi mettere determinate parole perché sennò ti tolgono tutto. E meglio di no. Adesso è ancora più difficile fare titoli clickbait che possano avere una qualche valenza nella vita di qualcuno. Perché in realtà è difficilissimo fare dei titoli clickbait reali, figamente fighi, con le regole di adesso. Ma per non sembrare inconcludente, perché sennò dici: ok, ma con questo video dove volevi andare a parare? In realtà con questo video volevo aprire una discussione. Volevo aprire una discussione con voi. Voglio che qua sotto nei commenti iniziamo a parlarne tutti insieme. Diciamolo così: io giustifico il clickbait quando clicco, quindi clickbait sicuramente, quindi titolo acchiappa views, ma con dentro un contenuto, magari anche leggermente poco inerente al titolo che hanno dato, va bene pure, però il video in sé deve essere figo, deve valere la pena che io ho cliccato, perché altrimenti è solo un titolo a clickbait del cavolo, non serve a niente. Se invece clicco, magari non è inerentissimo al titolo, però è un video figo, comunque che mi ha intrattenuto, comunque che, non lo so, mi ha fatto piangere, mi ha strappato un sorriso, mi ha fatto provare una qualsiasi emozione, o mi ha anche solo fatto passare il tempo tranquillo, senza pensare ad altro. Oh, ma va benissimo. Però se vedo che è un video che proprio, cioè, è inutile che esista ed è solo clickbaiting, cioè, dico anche no. Che ne so, quando io sono rimasta incinta e ho scritto sono incinta a 16 anni, è perché lo ero davvero. Quindi rimani incinta davvero se vuoi fare il clickbait, sono incinta. Sto scherzando tantissimo, non vi sto invitando a fare figliame per titoli clickbait o male ancora per video su YouTube, che a me, mamma mia, quanto mi girano le scatole quando dicono: ah, tu sfrutti tua figlia per fare i video. Ma la pizza la vuoi per così, come vuoi la capocciata? Dimmi tu, perché io sono una persona molto libera, te la do come ti pare. Ma si può, ma chi è che gli viene da partorire un cagato così tanto grossa? Cioè, perché seriamente ce ne vuole di stupidità per dire una cosa del genere? No, non me ne sono andata perché sto facendo tipo: Maria, io esco! No, perché mi serve il correttore, no, il correttore. Dove cazzo lo sta? Mi serve l'illuminante! L'illuminante della Smashbox. A Smashbox che da. Sì. Sì, perché io al naturale sono così illuminata, assolutamente sì. Mamma mia, non servono lampioni, sono io che ti illumino. Mamma cara. Give me more, give me more. Thank you a lot. Adesso mi aggiungerò qualcosina, tipo un po' di capelli in più perché così sono troppo corti e non mi piacciono. Comunque, spero tantissimo che questo trucco vi sia piaciuto. Spero tantissimo che questo make-up vi sia piaciuto. E adesso tocca a voi, perché il mio discorso lo lascio così, in sospeso. Quindi, sì e no per quanto riguarda il clickbait. Adesso però tocca a voi. Voglio sapere voi che cosa ne pensate per quanto riguarda i clickbait, per quanto riguarda i canali che fanno solo clickbait, perché a me stanno sulle palle quando sono clickbait e basta, ma non hanno contenuti. E se invece fanno dei contenuti che magari possono non piacere, però sono sempre contenuti, non vale, perché non vale.
quando non sono proprio continuo, sono proprio oggettivamente, obiettivamente non sono contenuti, no, no, no. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate voi, dolcezze. Vi voglio un mondo di bene. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Vi adoro.